Windows 10 offre due comodi strumenti per monitorare il consumo di internet: gestione attività e consumo dati. Vediamo come accedere a queste funzionalità e quando preferire uno strumento piuttosto che un altro. Andiamo prima di tutto a vedere gestione attività. Andiamo a digitare nel box di ricerca gestione attività, o in alternativa premete contemporaneamente i tasti CTRL più Shift più Esc. Se visualizzate il Task Manager in versione compatta, cliccate più dettagli. Recatevi nella scheda cronologia applicazioni. Nella scheda cronologia applicazioni visualizzerete la data a partire dalla quale Windows 10 ha iniziato il monitoraggio. Potete eliminare la cronologia cliccando in alto su Elimina cronologia di utilizzo. Il contatore verrà ripristinato automaticamente ogni 30 giorni. Questa sezione di gestione attività tiene traccia solamente delle Universal Windows App e non delle applicazioni desktop tradizionali, come ad esempio Browser, Microsoft Office o OneDrive. Ora andiamo a vedere il secondo metodo, il consumo dei dati. Aprite l'app Impostazioni tramite i tasti Win più I. Recatevi in Rete Internet Consumo Dati, successivamente cliccate su Dettagli Uso. Nella nuova schermata visualizzerete il consumo della rete Internet, delle app e delle applicazioni installate su PC e tablet. La pagina Consumo Dati mostra il consumo totale dei dati delle diverse applicazioni, ma non fornisce informazioni più dettagliate come accade nel Task Manager. Non è possibile abbandonare uno strumento in favore dell'altro, perché entrambi forniscono delle informazioni alle quali non è possibile accedervi da nessun'altra parte. Voi monitorate spesso il consumo di internet in Windows 10? Fatemelo sapere nei commenti.